L'importanza del terzo settore, la grande umanità e il calore del popolo salernitano e la sua disponibilità all'accoglienza, l'assicurazione sulla sua permanenza alla guida della nostra diocesi. Questi punti salienti dell'intervista che l'Arcivescovo, Sua Eccellenza, Monsignore Andrea Bellandi, ha concesso a Elpis Social TV. Partiamo da un aspetto, insomma, da una realtà che ancora ha grosse difficoltà e che si poggia spesso molto anche sul terzo settore. L'importanza del terzo settore è proprio quella di innervare la vita di una città, di un territorio, con quello che è il contributo volontario e di fantasia, di disponibilità di tante persone, di tante realtà che riescono ad arrivare dove magari le istituzioni non arrivano. E quindi la vita sociale di un territorio, la presenza di associazioni, gruppi, realtà del terzo settore è fondamentale. In più è una grande fucina di educazione perché le persone coinvolte appunto fanno esperienza di solidarietà, di coinvolgimento relazionale e questo immette nella vita sociale veramente una forza benefica. Sono anni che lei è arrivato a Salerno e un rapporto che è cresciuto nel tempo. Ricordo la prima volta che arrivò alla prima intervista, anche un po' di curiosità per capire com'era questa terra. Alla fine cosa le è entrato? Sì, e ora sono 5 anni e direi che l'aspetto che sempre di più mi affascina e mi coinvolge è proprio questa grande umanità che c'è nel popolo salernitano, ecco, anche nelle fasce proprio più semplici della popolazione e quindi questa capacità di darti credito, di darti simpatia, accoglienza e col vescovo soprattutto questa dimensione amplificata perché il vescovo per questo territorio è una figura sicuramente importante e io ricevo tanto affetto e tanto calore. Questa anche disponibilità proprio all'accoglienza delle persone, anche di coloro che sono svantaggiati, pensiamo alla grande tradizione rispetto a persone che vengono da altri paesi, ecco, Salerno non si tira mai indietro. E in questo, ecco, direi è veramente un fiore all'occhiello del nostro paese. E aggiungerei anche il fatto che c'è questo legame con la Chiesa che è viscerale, che è sentito, pensiamo anche attraverso i patroni, San Matteo o altri patroni delle nostre cittadine, delle nostre parrocchie, ecco, diciamo. Ancora la fede cristiana come un sostegno ad affrontare le fatiche del vivere. Mi consente una battuta che potrebbe essere quasi di gossip, no? Andrea Bellandi, insomma, saluterà Salerno. Tanti lo hanno pensato, io sono assolutamente sereno perché la richiesta che ho fatto al Santo Padre è proprio non in vista di una mia uscita da Salerno, ma in vista anche di un mio permanere, perché comunque appunto, la richiesta era di un supporto, di un aiuto, visto che la diocesi è grande, visto che io sono impegnato nella visita pastorale, quindi molte iniziative non riesco ad assicurare, molte iniziative non riesco ad assicurare la mia presenza. In questo senso, ecco, un vescovo ausiliare è un supporto molto importante, ma proprio in vista di un mio essere qua, non un mio partire. Lo ringrazio e a proposito di gossip, le vacanze ad agosto, un po' di sollievo, dove andrà? No, vacanze diciamo quest'anno sono un po' ridotte perché appunto vari impegni, però qualche giorno di mare e qualche giorno in montagna perché a me piacciono entrambe.